E andiamo a casa, ucraini e di merda, a casa, questi, guarda, ormai penso, anzi no, non lo dico, ma loro sono scarsi, siete, sì, tecnicamente hanno un giocatore buono, ma li abbiamo mai distrutti, e li abbiamo distrutti fisicamente, tecnicamente, superiormente, noi siamo forti e questa è partita, l'ha dimostrato questa partita, è secondo me all'occasione minimo 5-0 dove fare questa partita. 5-0, godo sia per Fonseca, perché dopo il Milan anche io ero criticato, e mister io ti chiedo scusami per averti criticato, ma oggi ci ha dimostrato che questo è un mister che sa che è che l'ha dimostrato, che sa leggere le partite. E Fonseca, grazie per essere venuto alla Roma e rinnovo questo contratto, rinnovalo, altro top. Pellegrini, da capitano vero, da trascinatore, da giocatore pazzesco, centrocampista magnifico. A chi altri? È di Pedro, è tornato al trentesimo. Bravo Pedro, assist. È un po' da dire assist è facile, no, è perché riceve palla e controllo in movimento e controllo e palla a Pellegrini è di punta, quello no, e tutti i giocatori di Michele lo fanno, e non solo lui, e che lo fa? E non la fa, è solo lui il controllo, ma è un controllo da grande giocatore, quindi anche stavolta Pedro è la sufficienza, essere bella, ma tutta è fortissima, siamo stati perfetti, e anzi è tifosi che volevano è veloce noi, e mi dispiace, ma noi e non siamo, e soprattutto spero che non siamo, a me dispiace, è tifosi juventini, è napoletani, interisti, e volevate che usciamo, vi attaccate a cazzo, godo, è perché tutti volevano buffare, è perché ci credevano, che noi siamo un fallimento, è come è quelli là, no, l'abbiamo dimostrato, sì, una squadra inferiore, è per questa è l'Europa League, ma siamo stati perfetti, l'Inter ci ha pareggiato due volte, manco ha fatto due punti contro lo Schalke, è difensivista, ma questa è una Roma targata, targata è Europa, è perché ha un giocatore di esperienza, ma c'è una cosa, è positivo sì, fa con la Mkhitaryan, ma non sono scontento, e non sono è contento, ma posso essere un po' felice, perché gli è arrivato il primo gol e deve fare gol. Tutti a dire, sì, ma è venuto dalla Cina, ma cosa vuoi che fa? Il gol è che ha fatto, anche lui è un grandissimo giocatore, quindi El Shaarawy è tornato, che è bravissimo, è grandissimo, è giocatore, ma è pazzesco, sto giocatore, ma è pazzesco, tutta è la Roma, è pazzesca, e lì è Fonseca, Fonseca, ma sia Pedro, sia Pellegrini, a tutti i Don Bacio, ma pure Cristiano ha fatto l'assist ai Mancini, lui è un grande difensore, basta, io mi nascondo, adesso lo posso dire, un grande difensore, sta in difesa, ma soprattutto in attacco, fa l'uomo in più in attacco, fa la differenza in attacco lui, miglior difensore in Italia, e penso anche, e non so in Europa, ma in Italia nessuno come Mancini, è top Mancini, ma tutto è la Roma, mi è piaciuta, primo tempo sì, buono, perché abbiamo apprezzato ma tantissimo, e poi c'è lui poi c'è il faraone, è chi vuoi che tu sia. Poi quello che volevo dire,
è Pedro è grande assist, è grande assist, è da grande, è giocatore, poi è per Pellegrini, è punta, grandissimo gol, è anche grande azione, è grande azione, ma poi il resto abbiamo avuto il tocco di fianco e di via che tra un po' e faceva gol, e l'occasione è per Kumbulla, è che non c'è arrivato, e poi arriva il cambio. Pedro, fuori Pedro, è dentro il Cerovi, Pantis, Pedro mi è piaciuto, è perché è Pedro e non voleva uscire, e quindi lui e voleva giocare, Pedro è bravo, è così, ma quando mi dice esci, esci, bravo Pedro, entra e Cerovi, contro la palla, in mezzo a due dribbling, e tiro, e fai 2-0, poi il terzo gol, e mi sembra una punizione, mi sembra un calcio, non mi ricordo, e sponda è di Cristante, passaggio è di Cristante, è per Mancini, 3-0, e la chiude, è meritatamente i gufi zitti, è i napoletani, e gli interisti, i juventini, e devono stare e zitti, punto, e non devono parlare. E poi se faremo la fiducia di turno, ok, ma almeno in questa partita è dimostrare essere zitti. E mentre loro stanno a casa, stanno andando in Italia, guardando, invece noi è che siamo in Europa e facciamo queste belle figure, e punto, è la verità, noi siamo forti, e ci manca la testa, ma sono quello ci manca è per diventare una grandissima squadra, ma noi siamo forti. È uno Smalling e non c'era, è in panchina, è goofy e non è infortunato, è vatta catarcazzo, è Vertù, e ci mancava, è Vertù, quindi non c'è quell'assenza, ma l'ho detto, non era un alibi, ma nonostante è con assenza, noi li abbiamo ammazzati. Li abbiamo distrutti. Sì, ha fatto due interventi Paul Lopez, ma niente di che, questi ucraini, niente di che. Ma io lo sapevo già, in questi ucraini non sono niente di che. Ma niente è di che. Cioè, buono. E facciamo. Ah, ultima cosa e poi faccio. E le pagelle? Allora, è Fonseca, hai capito il ca... è perché Smalling in panchina. Ora l'ho capito, perché Smalling è Cristante, è là, e mi sembra che è in mezzo, e non me lo ricordo, e mi sa che è in mezzo, è felicità, e l'ha ripagato, è perché ha fornito l'assist, è per il 3-0, quindi è Fonseca top in questa partita, top, ha letto la partita meravigliosamente, e compatti. Siamo stati perfetti. Poi le pagelle. E Paul Lopez e 6 e mezzo. Una grande partita è dello spagnolo, 6 e mezzo. Ha fatto interventi, è con i piedi, ed è un po' migliore, ma buono. È difesa. Allora, e Mancini è 7. Mancini 7. Prestazione. E sia in difesa, uno contro uno è abbastanza è tenuto, un po' che l'ha fatto andare, un po' ma è questo, ma per il gol 7, secondo me era 6 e mezzo, ma per il gol 7, bello Mancini, Cristante è 6 e mezzo, in difesa è non tanto, e poi ha finito anche la, quindi Cristante 6 e mezzo, e Kumbulla mi fai godere, ma scumbulla, cumbulla, cumbulla. È esplorarsi in difesa, ma è stata di un'aggressività, ma magnifica, magnifica, grandissimo. È cumbulla, e si merita, io gli voglio dare, è fanculo, e gli do 7, 7 a cumbulla, e si è visto, e si è visto, è cumbulla. Allora, e poi Spinazzola e Kaslop, e 6 e mezzo, in chiusura, è perfetti,
E in chiusura è perfetti, e Kasdorp in velocità è anche Spinazzola velocissimi. Cioè, ma quando partono è veramente è veloce. Quindi bravissimi. È bravissimo, è qui esterni, e si è in mezzo ad entrambi. C il centrocampo è Villar e Diawara. È Pellegrini. Villar si è in mezzo, centrocampista, giovane, ma magnifico, ma tecnicamente, ma magnifico, tecnicamente. È pazzesco questo, è pazzesco. E riesce a fare in mezzo a tre un dribble. Pazzesco è Villar, e gli do, e si è in mezzo. Si è in mezzo a Villar. A Diawara, e gli do anche lui un si è in mezzo perché ha sbagliato. È poco, ha sbagliato poco. Poi, e Diawara si è in mezzo. Pellegrini, stop, stop. Pellegrini 7 e mezzo, totale, totale, dribbling, assist, gol, è totale. È Pedro 6 e mezzo, assist è grande, e poi è per il gol 6 e mezzo a Pedro, e non lo metto, e metto è Mayoral, e mi dispiace, ma 5 a Mayoral, è come. E poi i cambi è che sono stati El Shaarawy 7, magnifico, El Shaarawy 7, e poi Ibañez 6, e gli altri poi 6, quindi grande Roma, grande e Gufi, zitti e muti. O mi piace un commento, è bravo.